Ciao a tutti, ho appena finito di leggere un libro che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo da farmi dare appunto su questo libro 5 stelle su Anobi. Qualche indizio, è un libro da cui è stato tratto un film che era candidato agli Oscar l'anno scorso, di due fratelli, il film Pazzi fuori di testa, con un'ambientazione da Far West. Chissà se avete indovinato, sì, è il Grinta di Charles Portis, scusate. Mi è piaciuto veramente tanto, mi era piaciuto tantissimo anche il film, ma devo dire che il libro ancora di più. È veloce come libro, vi tiene attaccata ad ogni pagina. Devo dire che era un po' titubante perché l'ho comprato dopo aver visto il film e avevo un po' paura che conoscendo così la storia, e devo dirvi che la storia è praticamente presa pari pari dal libro, se non fosse per qualche scena dove i fratelli Coen ci hanno messo un po' del loro, appunto, dicevo, avevo un po' paura che mi annoiassi e invece avevo voglia di andare avanti, volevo leggere, volevo sapere cosa Matti avrebbe combinato. Qual è la storia? La storia è appunto quella di Matty Ross a cui viene ucciso il padre, ma viene ucciso da una persona che sarebbe dovuta essere amica del padre perché gli aiutava nei lavori quotidiani della fattoria, se così si può dire. E questa qui è una bambina, lasciatemelo dire, con le palle. Perché decide di andare a recuperare la salma del padre in questo paesino del Far West e lascia a casa mamma e sorelle e fratelli. Una volta lì però si sente di dover fare qualcosa e vuole così vendicare il padre catturando questo assassino. E quindi è la storia appunto di questa ragazzina, perché 12-13 anni, che cerca di assoldare oh, mi scappa il nome, non un ranger, oddio, aspettate, ci sono quasi, uno sceriffo, quelli con la stellina, ecco. Cerca di assoldare uno sceriffo, però non uno sceriffo senza macchia, perfetto. Il più bastardo che c'è nel paese, che appunto viene chiamato il Grinta. Il Grinta è una persona con un occhio solo, da un passato molto difficile, che inizialmente non è d'accordo, però quando Matty lo paga, quindi gli fa vedere il vero denaro sonante, decide con un po' di riserva. Con questi due pazzerelli c'è anche la Biff, perché è così che si fa chiamare, come viene detto nel libro, anche se viene scritto la Bœuf in francese, però la Biff. La Biff è uno sceriffo texano, appunto anche lui è alla ricerca di questo assassino, ma perché ha ucciso qualcuno in Texas. Quindi è un po' la storia di questi tre, così messi insieme un po' per caso, guardando i paesi e le età, ma con lo stesso scopo, catturare questo bastardo. Ce la faranno? Che cosa incontreranno nel loro percorso? Io ve lo consiglio, è un libro che vale veramente la pena di essere letto. Non vi racconto di più perché sarebbe rovinarvi un po' la scena. Non so se avete visto il film, ebbene, la parte del film dove Matty tratta con il mercante del villaggio è ancora più bella secondo me nel libro. Forse perché ci immaginiamo già la scena del film, però è molto molto bella. Esce il carattere di ogni personaggio da questo libro, benché piccolo e snello, l'autore è riuscito a trasmettere ogni singola caratteristica del carattere del personaggio. Bene, mi fermo perché sennò rischio di rovinarvi la sorpresa. Qualche informazione sul libro. Copertina morbida, è edito da Giano. Il costo è di 15 euro, secondo me è un po' tantino per il libro in sé, ma vabbè, vale la pena. Pagine 175. La stampa è molto piacevole da leggere. Quindi io vi lascio con questa brevissima e velocissima recensione, spero magari con un po' di curiosità, e se lo leggerete fatemi sapere le vostre opinioni. Quindi vi auguro un'ottima lettura, questa volta con Il Grinta di Charles Portis. Ciao, buone letture!